Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, l'antigen B Bruschettini SRL, ultimo aggiornamento, 8 giugno 2022. Cos'è l'antigen B? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere l'antigen B durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è l'antigen B? L'antigen B è un farmaco a base del principio attivo vaccino pneumocatarrale per uso orale, appartenente alla categoria degli vaccini batterici e nello specifico altri vaccini batterici. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruschettini SRL. L'antigen B può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: l'antigen B gocce orali, sospensione 1 flacone 18 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Bruschettini SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo vaccino pneumocatarrale per uso orale, gruppo terapeutico vaccini batterici, forma farmaceutica gocce, indicazioni adulti. Profilassi delle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, Respiratory Tract Infections RTI, nell'adulto. Bambini. Profilassi delle infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori, Respiratory Tract Infections RTI, nei bambini dai 3 mesi di età. Posologia, dosaggio per adulti e bambini di età superiore a 10 anni. Una dose di l'antigen B per adulti si ottiene capovolgendo il flacone e premendo il dosatore fino ad ottenere una dose di 15 gocce sotto la lingua, 2 volte al giorno, mattino e sera. Dosaggio per bambini di età superiore a 3 mesi e fino a 10 anni. La mezza dose, per i bambini, si ottiene premendo il dosatore fino ad ottenere una dose pari a 7-8 gocce, 2 volte al giorno, mattino e sera, o una dose, 15 gocce, in unica somministrazione al mattino, preferibilmente a digiuno. Via sublinguale. Nei bambini molto piccoli è possibile somministrare l'antigen B durante il sonno, ponendo le gocce tra labbro e gengiva inferiori. Importante. Ogni dose deve essere tenuta in bocca per circa 2 minuti senza deglutire, così da permettere alla sospensione di disperdersi nel secreto salivare della mucosa orofaringea, facilitando l'assorbimento del preparato. Durata del trattamento. 2 flaconi, 36 ml, nell'adulto e un flacone, 18 ml, nel bambino, secondo le rispettive posologie. Sospendere il trattamento per 2-3 settimane. Effettuare quindi un trattamento di richiamo con un flacone nell'adulto e mezzo flacone nel bambino, secondo le rispettive posologie. Allo scopo di raggiungere e mantenere una protezione sufficiente per l'intero periodo invernale, è necessario iniziare il ciclo terapeutico nel mese di settembre e ripeterlo a partire dal mese di gennaio. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Malattie autoimmuni. Infezioni intestinali acute. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Il trattamento deve essere sospeso in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono stati effettuati studi di interazione con altri farmaci né con vaccini. La risposta immunitaria può essere inibita nei soggetti con immunodeficienza congenita o acquisita in terapia immunosoppressiva o con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere l'antigen B durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere l'antigen B durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non vi sono o vi è un numero limitato di dati riguardanti l'uso dell'antigen B in donne in gravidanza. Come misura precauzionale, è da evitare l'uso dell'antigen, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: nessun effetto noto. Effetti indesiderati: possibili effetti collaterali indesiderati si manifestano sotto forma di un temporaneo aumento dei sintomi, senso di costipazione, rinorrea, alle prime somministrazioni. Frequenza: rari, meno di 1 su 1000, ma più, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono noti casi di sovradosaggio.
proprietà farmacodinamiche e categoria terapeutica. Ilunga 07AX, vaccini antibatterici. L'antigen B è costituito da una sospensione di antigeni batterici, ottenuta mediante un processo di autolisi in condizioni controllate, di alcune specie microbiche, proprietà farmacocinetiche. Data la natura del prodotto, costituito da lisati batterici, non è stato possibile approntare studi di farmacocinetica. Dati preclinici di sicurezza: tossicità acuta. DL50 non determinabile. 50 mL/kg per via orale e 25 mL/kg/IE per via intraperitoneale non determinano alcun effetto tossico. Tossicità cronica. Perfettamente tollerate dosi fino a 5920 mg/kg/IE, elenco degli eccipienti: polisorbato 80, clorexidina di acetato, sodio metilpare idrossibenzoato, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.